vivere la casa. Nella situazione attuale, con un numero di furti sempre più crescente, la sicurezza diventa un tema davvero importante. Ne parliamo oggi con l'esperto di settore Andrea Messana. In particolare andiamo a vedere quella che è considerata la protezione di base, Andrea. La protezione base innanzitutto è quello di, tramite piccoli accorgimenti, di mantenere innanzitutto la porta della propria abitazione di casa chiusa, soprattutto quando uno ovviamente se ne va. Altra cosa molto importante è evitare di lasciare le chiavi della propria abitazione in macchina, dove comunque qualsiasi malintenzionato può arrivarci e andarla a prendere. Altrettanto importante è una reciproca collaborazione con il vicinato, quindi avere sempre un buon rapporto con il proprio, diciamo, vicino di pianerottolo, per evitare qualsiasi sospetto, qualsiasi cosa che non va all'interno della propria abitazione. Quindi ci ha parlato di una serie di atteggiamenti che sono la base forse per avere una buona sicurezza, però possiamo poi aggiungere anche degli interventi e degli accorgimenti più tecnici? Esatto, l'importante è sicuramente agire, quindi cercare di mettere in protezione, in difesa la propria abitazione. Esistono degli elementi base che ci permettono di agire e di comunque evitare che qualche malintenzionato si introduca nella nostra abitazione. Queste, diciamo, protezioni base, innanzitutto, è quello di andare a proteggere la serratura, l'ingresso della chiave. Questa sicuramente è la base. Proteggendo l'ingresso della chiave evitiamo e facciamo da deterrente per qualsiasi malintenzionato. Quindi che cosa intendiamo per protezione dell'ingresso della chiave? Cosa possiamo fare nello specifico? Esistono dei dispositivi, tra cui un dispositivo magnetico, che tramite una chiave codificata nasconde quella che è la serratura dell'abitazione, evitando che qualche malintenzionato introduca qualsiasi tipo di chiave, comunque tende a forzare la nostra serratura. Ci stai dicendo quindi è fondamentale innanzitutto cercare di allungare i tempi, prendere tempo per poter chiamare dei soccorsi. È importante far qualcosa per allungare i tempi di scasso di un'eventuale effrazione. Dobbiamo ricordarci che i ladri tendono ad agire dove vedono che c'è la possibilità di agire, quindi andare a mettere qualsiasi tipo di dispositivo davanti anche alla propria serratura, alla propria abitazione, fa sicuramente da deterrente per quanto riguarda un eventuale furto. Quello che è davvero importante è quindi avere una buona prevenzione, andare ad agire prima che avvenga il furto e non poi a posteriori. Esatto, è importante agire immediatamente, perché i ladri agiscono dove ci sono meno rischi, quindi in una serratura che ha una protezione inferiore oppure in un'abitazione che è particolarmente nascosta. Abbiamo visto oggi che la sicurezza è un valore importante, partendo da una serie di atteggiamenti fino ad arrivare a piccoli interventi tecnici, riusciremo ad ottenere quella che consideriamo una protezione di base. Sono cose semplici che dobbiamo assolutamente fare. Ricordiamoci che la sicurezza è qualcosa che facciamo per noi. Grazie, io vi saluto per questa puntata di Vivere la Casa. Vi aspetto settimana prossima, continueremo a parlare di sicurezza. Arrivederci.